Ti chiama un amico scoppiato come me e ti dice: bro, ho trovato un sito dove puoi comprare carne di cane. Ne assaggiamo un pezzo? A una domanda così, cosa rispondi? Ho bisogno che tu stia attento con me per tutta la durata del video, senza saltare un secondo, perché è importante quello che ti sto per dire. Se non hai tempo di guardarlo adesso, chiudilo e guardatelo stasera. Sto vivendo la mia giornata normalmente su Thread fino a quando qualcuno fa un post con questo sito: Elwood Dog Meat. Inizialmente non capisco bene, è carne di cane fatta in laboratorio? Apro il sito e leggo meglio. Elwood's Carne di Cane Bio è un'azienda a conduzione familiare che opera da due generazioni. Ci impegniamo a offrire ai nostri amici e vicini la migliore carne di cane sul mercato, allevato in maniera sostenibile. Cioè, hai mai visto un'azienda che fa carne di cane vantarsi del loro trattamento rispetto alle fattorie normali? No? Pensa che sul sito di Elwood's quello che trovi è questo: al contrario di altre fattorie, i nostri cuccioli non ricevono nessun tipo di antibiotici e spendono pochissimo tempo rinchiusi. Hanno accesso ai nostri pascoli verdeggianti nei mesi estivi e d'inverno mangiano solo cibo biologico e privo di soia. Com'è che, nonostante sia un allevamento molto più libero rispetto a una fattoria normale, c'è qualcosa che non riesce ad andarmi giù? Bene, se ti senti confuso, c'è una sezione sia per me che per te. Hanno una sezione chiamata Confuso? Turbato? Dove in maniera molto tranquilla ti spiegano come mai mangiare carne di cane è normale. Se Elwood's Carne di Cane Bio ti sconvolge, per favore, considera che loro hanno proprio un riquadro con dei punti dove ti dicono: se la carne di cane bio ti sconvolge, considera che i cani qua a Elwood's Carne di Cane Bio sono stati allevati per la consumazione. Oh. E il fattore più è che queste storie esistono davvero perché le provo io sulla mia pelle. Se questi video ti intrattengono, ti chiedo di mettere un mi piace e per favore iscriverti, perché questo mi permette di portare altre storie interessanti su questo canale, come mai non le hai viste prima d'ora. Mangiare cani è una scelta personale. Cioè, oddio, sì? Certe persone preferiscono il sapore di cane. I cani offrono fantastici benefici nutrizionali e l'arrosto di Labrador è diventato una tradizione di famiglia. Cioè, io non ho mai avuto cani, non so come dovrei reagire a questa cosa. I cani non provano veramente dolore e soprattutto questa è la nostra fonte di guadagno, perché aprire una fattoria normale era troppo difficile. Secondo voi avrei davvero mangiato carne di cane? Elwood's Dog Meat è una campagna di sensibilizzazione per vegani. Quindi potete stare tranquilli, non esiste davvero. Il sito è fatto particolarmente bene perché fingono di vendere carne di cane per farti sentire in pena, farti venire un magone al cuore, per poi farti capire che la stessa pena che provi per il cucciolo che hai tra le braccia e che gira nella tua casa è la stessa che dovresti provare per qualsiasi altro tipo di animale. Ma dopo aver scoperto questo sito, un'altra domanda mi attanaglia ancora di più: cosa cambia da un cane ad una mucca? Da un maiale ad una gallina? Perché dovrei sentirmi male se dovessero maciullare il mio amichetto Fufi, ma non provo lo stesso per i milioni di chicken nuggets che ho divorato al McDonald's? Bene, non sono vegano, ma ripeto, la domanda mi attanaglia: perché non dovremmo mangiare i cani? Qual è il ragionamento che si cela dietro al non mangiare cani? Ma senti una roba, io stavo girando un po' su internet e stavo pensando a un nuovo video da fare mio, e io ho trovato sto sito a conduzione familiare che produce carne di Labrador. Domanda: l'assaggeresti con me?
No, io ho parlato di futuro e tutto perché pensavo fosse fatto in laboratorio. Questi allevano cani. Questi allevano cani e te li... poi li uccidono. Li uccidono e ti forniscono la loro carne. Esatto. Ok, allora c'è una parte, ho due parti in questo momento, Mar. Vai. La prima parte è quella dell'esploratore, del fatto del cinismo, il fatto che ci nascondiamo dietro un sacco di ipocrisia. Sì. E un cane, la vita di un cane vale quanto la vita di una mucca. Esatto. Porca troia, ma è terribile. Io i cani li adoro, cazzano quegli occhioni, tutti voto. Produce carne di cane. Carne di Labrador, per la precisione. Oddio, mo. Allora, non sono vegana, però l'idea di mangiarmi una tagliata di carne di Labrador non è nella mia top 3 cose da fare, sinceramente. Dai, perché? Amo, perché ho avuto un botto di Labrador nella mia... Ah, solo Labrador hai avuto? Impossibile, però. Allora, bro, il sito qua davanti considera. Ma se io comprassi tipo una tagliata che poi mi ritroverò giù da te nei prossime settimane, tu te la mangeresti una tagliata di Labrador? No, fra, zero. Perché? No, che cazzo, sei pazzo? Cioè proprio non esiste. Ma non me la senti, ma come stai scherzando? Ma va, no. Zero? Ma carne di Labrador? Cane, Labrador il cane, frate. Ma non posso mangiare la carne di cane. Ma non è Aram, è Aram? Ma che cazzo c'è, ma anche se non lo fosse, ma cosa vuol dire? Sì, è Aram 1, 2, è carne di cane. Cosa vuol dire? Mm. Ma se io compressi una tagliata, la assaggeresti con me? Certo. Ma sei serio? Ho fatto un po' di ricerche online e il tema è molto caldo. Una risposta che mi ha attirato più del dovuto l'ho trovata su Quora, dove un certo Pino Rizzo 3 anni fa scrive: nessuno lo proibisce, ma di fatto non è utile all'economia alimentare dell'uomo. Il maiale è un tabù per arabi ed ebrei, perché nei loro territori d'origine mangiare carne di maiale era altamente pericoloso per via della tenia. Allo stesso modo, in India, mangiare le vacche, che girano ovunque indisturbate, sarebbero state molto vantaggioso dal punto di vista del rapporto tra proteine e lavoro necessario per procurarsi, ma con un piccolo inconveniente. In quelle parti la gente nei villaggi buttava regolarmente i rifiuti organici di frutta e verdura per strada, e quindi questi diventavano cibo per le mucche. Se gli indiani avessero incominciato a mangiare le vacche, sarebbero presto morti di malattie dovute alla gran quantità di spazzatura in decomposizione in cui sarebbero trovati immersi. Le vacche sono diventate sacre per la loro nobilissima funzione di spazzine naturali. Però il nostro Pino si è un attimo perso, torniamo al cane. Tornando al cane, è abbastanza evidente che per l'uomo si è rivelato sin dal principio un animale di grande utilità, il che lo è immediatamente sottratto al destino di essere considerato semplicemente cibo. Quando poi è diventato un animale d'affezione, addirittura un sostituto per relazioni parentali, la sola idea di mangiarlo è diventata un tabù. Non mangiamo il cane non perché sia sbagliato, ma perché siamo stati abituati così. Cioè, con un semplice effetto farfalla, se il cane non fosse stato utile all'uomo anni fa per la caccia o la difesa personale, magari ad oggi a Pasquetta staremmo mangiando spiedini di beagle o salsicce di Labrador, non credete? Anche se questo effetto farfalla credo proprio che in giro per il mondo si sia già avverato. Come in Cina, Indonesia, Corea, Taiwan, Vietnam, Messico, Filippine, Polinesia e Svizzera. Perché in tutti questi posti mangiano i cani e i gatti. Sì, esatto, in Svizzera mangiano i cani. La Tibur Suisse è un ristorante stellato in Svizzera dove, tra le spezie e le erbe che potete vedere, lo chef ha reinventato le ricette della nonna. As a kid, I always watched my grandmother cooking. She was always a huge influence for me. Che, indovinato un po', cucinano cani e gatti. Which is the most tender part of a cat? E no, il video originale non è censurato, quindi se volete vederlo, assicuratevi di essere forti di stomaco. È disagiante, vero? Stai provando una sensazione bruttissima dentro di te. E se ti dicessi che questa emozione negativa che stai provando era studiata da me fin dall'inizio per fartela provare? Nel canale Telegram che trovi in descrizione ti spiego come riesco a manipolare le emozioni delle persone nei video con il semplice storytelling. Ho già caricato la spiegazione emozionale di questo video. Se ti piace creare contenuti, sai dove andare. But if people eat chickens and pigs, it just doesn't make sense not to eat other animals. Ma se la gente mangia il maiale e il pollo, perché non dovrebbero mangiare altre carni? Ha ragione, no? Se non fosse che questo video, tecnicamente, è finto.
Questo video è una montagna di emozioni. Anche il video della Table Suisse a quanto pare sarebbe finto. Lo chef che state vedendo è un attore e soprattutto si nota la scelta registica davvero curata e lo storytelling un po' troppo studiato per essere un semplice trailer di una cucina stellata. Sotto il video però non mancano le diatribe tra vegani e carnivori e chi sta nel mezzo, come per esempio un commento che mi ha colpito molto. Questo Creacur, 8 anni fa, commenta: ma anche se fosse vero oppure finto, il messaggio è lo stesso. Qual è la tua razione? La mangi la carne che ti ha servito il tipo? Se sì, se no, perché valuti il cane e il gatto come qualsiasi altro tipo di animale? I maiali si posizionano quarti come animali più intelligenti del mondo, molto più intelligenti dei cani, che però vengono torturati per il tuo bacon. Quindi perché non trattare allo stesso modo un animale meno intelligente? Siamo incoerenti noi o lo è il mondo? Lo mangeresti mai il tuo cane? Che domanda bellissima è chiedere a qualcuno: lo mangeresti mai il tuo cane? Solitamente questi video li concludo sempre con una citazione che dovrebbero farti riflettere sul tema del video trattato oggi. E oggi voglio rubarne una da un famoso scrittore e filosofo. Se i mattatoi avessero le pareti di vetro, forse saremmo tutti vegetariani.